forte, ok. E andiamo. Subito è partito su Telegram oggi. Allora, fissa. Pin, pin, pin. Ok. Ci siamo. Penso che posso tornare qua. Ma prendo la macchina. Niente. Ciao Pritti, ma sei velocissimo. Oggi sei la prima, oggi. Velocissimo. Dovrebbe raggiungerci Nano a momenti su Discord appena finisce di studiare. Io devo prendere una macchina, però non riesco a parlare con questo tizio bloccato qui dentro, quindi me ne andrò a piedi di questo passo. Ma se mi fa prendere una macchina in qualche modo, niente. Due notifiche. Quale Discord? Devi. Ah, devi andare a piedi, perfetto. Devi andare. Se vado sulla strada può essere che non mi prendono. Ti hanno mollato. Se me sulla strada non mi prendono. No, taglio, taglio. Taglio, taglio, ecco, lo sapevo. Almeno siamo in tre almeno adesso. Pure la selfie, cioè. Possiamo anche velocizzare. Cos'è? Cool. Cos'è cool? Oh, ho livellato grazie alle zanzare, incredibile. Mamma mia, levela tutto come piotto. Sto piottando. Allora, ma ti ricordiamo la situazione nei GF. C'è il Delux qui, infatti, che sta magia invocata. Andi via, andi a prendere magia invocata, Delux. Ancora non hai capito. Cosa prendiamo? Transcard, elabora oggetti dalle carte. E carte, invece? Attiva il comando carta. Cioè, questo devo attivarlo. E lo ricordiamo, lo ricordiamo. J-Force, J-HP, se ci sta J, J-Delux, J-Mar, J-Rob qui. Ok. Quindi ho un'abilità che si chiama carta. Posso usarla? Cioè, io metto abilità. Dove sta? Ah, c'è la Zell. C'è la Zell, mi sa. Quetzal. Eccola, infatti. Tolgo magie. Dove fa? Proviamo a mettere questa carta. Non posso scrivere. Oh, Eneru, bentornato. Ti piace Final Fantasy 8? Meno male, perché... Visto che ho finito Elden Ring nel frattempo, Eneru, se vuoi vedere i video dei boss finali li ho messi su YouTube. Ma stanno anche qua su Twitch. Sennò che mi sgranchisco. Siamo arrivati finalmente. Sì, ho finito. Penso che comunque lo potrei riprendere o per qualche coop o anche per il DLC quando sarà. Mi sono perso la fine. Ma tanto ho messo il video. Il video di tre boss finali. Quindi se vuoi puoi recuperarli, insomma, almeno quello. E tra l'altro l'ho fatto insieme a voi, venuto a casa mia, quindi è stato un grande evento, è stato. Come stai tu, caro? Che fine hai fatto? Però possiamo solo aspettare i risultati dell'esame. Allora ci vediamo più tardi, Tarone. Ciao. Voglio parlare ancora con voi, ragazzi, non me ne andate. Vediamo se non trovo questo. Energia, Tarone. non sono stato troppo dietro a Twitch perché ho avuto zero tempo, vabbè, immaginavo. O era quello, mi avevi abbandonato. Una delle due cose. Stavo per protendere all'abbandonamento come un cane per strada, sì. Sì, più o meno era quella. L'idea era quella. Parliamo. Ehi, hai sentito? L'obiettivo di Galbadi, il relatore di trasmissione. Ma anche se la raggiustano,
Dove siamo andati prima? A Galbadia, infatti siamo andati alla torre di trasmissione, ma anche se l'area è giusta, le onde radio non si possono usare. Finito. Perché? No, cioè, era andata avanti la... Vabbè. Stavo dietro alla FIA grande che ha fatto un picco intervento. Caspita, mi spiace. Niente, spero niente di preoccupante e serio. È andata bene l'intervento? Hai fatto bene, Nero, che sono delle priorità nella nostra vita. Missione compiuta, è andato tutto bene. E i candidati sono tornati tutti sani e salvi. Non avevo capito assolutamente che l'obiettivo di Galbadia fosse la torre di trasmissione abbandonata. Non se ne aveva capito nessuno. È appena arrivata una notizia dalla Repubblica di Dollet. L'esercito di Galbadia si è ritirato a condizione che la torre di trasmissione venga resa operativa. Ah, cavolate, comunque trasferita 2 settimane full, ok. Vabbè, ci sta, ci sta. Insomma, l'esercito si è ritirato, peccato. Se avessero continuato ancora un po', sarebbero intervenuti nuovi SID e avremmo guadagnato più soldi. Così, come materiale, sto tizio. Finito di essere materiali. Ma io volevo andare nel salvataggio, mi ci fa andare. Va bene. Impressione del campo di battaglia? Tutto bene, vediamo le gambe, niente di speciale. Andiamo tutto bene. Emozionante, una guerra vera. Bene, questo è lo spirito giusto. Però non montarti la testa, eh. Fra poco comunicheremo i risultati degli esami. Speriamo bene, non ti allontanare. Posso almeno salvare o è proibito? Tu sei stato molto bravo, grazie, lo so. Vero? È il mio pupillo. Però il capo squadra era Seifer. Peccato che sia un po' sociale. Davvero. Tutti d'accordo, tutti che con la testa fanno su e giù per indicare l'appoggio a questa frase. Niente, non posso salvare neanche se è a pagamento. Non ti allontanare, io mi allontano felicemente invece. Vediamo un po' qui che dicono. Un po' qua sociale, sì. Ehi amico, com'è andata? Ouch, se non fosse per questo mal di schiena. Siamo le solite. Va bene. Non posso salvare, non mi posso allontanare, non posso fare niente a sto gioco. Poi dicono che sono sociale. Mi trattano pure male. Non so dove sto andando, non so assolutamente dove sto andando. Questo è perché mi hanno abbandonato in vocale. E sto andando a caso. Che devo fare, mamma? Guidami tu. Tu e Neru, te lo ricordi Final Fantasy 8? Dannati, sì. Dannati. Andate a seguire la cara Momo, che ci sta ascoltando. I pochi che ci stanno ascoltando, seguitela, mi raccomando. Le donzelle. Quando ti guardo mi viene in mente membro numero 3 del Trepe Fan Club. La sorella Trepe ha sconfitto 0 nemici, si è sporcata le mani per te. Ah, 0 nemici. Trepe ha sconfitto 10 nemici. Non ho capito, prima 0 e poi 10, non l'ho capito. Tu hai sconfitto 10 nemici, ma di te non me ne importa niente. Vabbè, fa un po' di statistiche. Pure io non l'ho mai finito. Quando ero ragazzino sono arrivato alla parte finale, ma era troppo difficile, non l'ho finito. Adesso abbiamo riniziato mercoledì, con altri 3 streamer in vocale che mi aiutavano. Oggi ne verrà uno solo. No, non l'ho finito, era difficile. La parte del castello, che ti toglievano tutte le abilità. Non hai dato fastidio alla professoressa Trap, vero? No, assolutamente. Ti sei preso cura, professoressa Trap? Guarda che io lo so se dici una bugia. Sei andato KO 0 volte, professoressa Trap 0 volte. Sei bravi. Bravissimi. Anche perché l'unica volta che sono crepato, sono crepati tutti, quindi. Vabbè. Io il 9 ho divorato, il 9. È un po' il 10, ma il 9 più di tutti. Questa, qui c'è sta la... è sbarrata la strada, però. Miau, miau, miau. Oh, tu face NM, ben trovato. Ciao, solo una critica da fare. E poi forte Rob Denton. Quale critica? Tu face, benvenuto, come stai, caro? Ci siamo beccati da chi ultimamente? Se tu streami, io ti ho seguito nel frattempo. Non mi ricordo se tu mi hai già seguito perché che più forte Rob di Taro. Oddio. No, dai, Taro mi sa che è più forte se sta... In pieno grazie caro, ti ho seguito anch'io. Grazie per il follow. Come mi hai ritrovato, Two Face? Stavi cercando Final Fantasy 8? Oddio, secondo me Rob Denton è forte, anche detto Shingaoi, però secondo me Darumisaki è più forte.
Nei consigliati, con 5 spettatori, incredibile. Comunque di trovare Seifer e parlare con il simpatico, sono le cose di lavoro, ok. E benvenuto a Nanke Aga, perché che gioco è bello, sembra un'avventura grafica anni 90. E io porto molte avventure grafiche, benvenuto a Nanke. Tra l'altro sto portando Sam e Max, questo però è Final Fantasy, tra l'altro almeno i poligoni dei personaggi sono rimasterizzati. Giochi avventure grafiche tu, a Nanke? Che io le porto spesso, Monkey Island e simili. Potete trovare l'info nel canale. Bel nome, perché Ananke di che cos'è? Come state, Ananke e Two Face? Come state? Più forte io in che senso? Forte io. Ah, Roberto, di Taro e di Rob Denton. Devo trovare Seifer il simpatico. Dove sta Seifer il simpatico? Ma qual è il set? Io, raga, nonostante sono amante dei giochi, benesino, non ho mai giocato. Caspita, ma questo è l'8, Ananke. Non è mai giocato di Final Fantasy, è una cosa molto brutta da dire, nel senso comunque sono i capostipiti dei giochi quasi. Ti consiglio il 9 e il 10 per i neofiti, secondo me, più che l'8. Comunque per rispondere sì, stream, ma non praticamente, porto tutto un altro genere di giochi. Che porti Two Face? Mi fate un SO a Two Face, per favore, anche chi non è moderatore? Così lo andiamo a seguire, anche la Pretty Mom magari. È una divinità greca, neanche, non lo sapevo. Tekken 7, io ho giocato tanto Tekken 3. Tanto l'ho giocato all'epoca. Potresti anche provare Crisis Core, altro gioco fantastico. L'ho giocato sulla PSP all'epoca. Non so se lo riporterò qui. Forse se mi mancano i giochi. Era bello, mi è piaciuto tanto. Però non so se riportarlo, sinceramente. Lo so, è gravissima. Non mettere team in croce, mi raccomando. È come se a turno di Reagon. Ti piacciono i combattimenti a turni? Come sei capitato qui allora? A me invece piacciono tanto i combattimenti a turni. Io penso che però se si va oltre questa cosa dei combattimenti a turni, si pensa che comunque sono, li hanno abbastanza tolti, nel senso che se tu stai fermo ti attaccano i nemici qui, anche al 9, quindi diciamo lo puoi appunto rendere più veloce il gioco. E comunque c'è una bellissima trama, bei personaggi che vanno oltre insomma il gameplay, secondo me. Idem, io ho ancora cosa? Io non ho mai giocato tutti i Final Fantasy, ma ho giocato tutti i Dragon Quest, vale, sì, vale. Io ho platinato Dragon Quest 11 e mi è piaciuto tantissimo l'8 all'epoca su Play 2. Dragon Quest li ho amati, anche se come trama e personaggi preferisco i Final Fantasy. Poi Dragon Quest è proprio quel combattimento a turni che diceva Ananke. Proprio. Non so se tu streami Ananke, in caso diccelo. Te l'hanno detto datori di trasmissione di Tollet, a parte qui lo spiegone. Se non fosse stato per l'ordine di ritirata, a quest'ora eravamo degli eroi. Ah. Vola diventa un eroe, Seiferone. No, vabbè, non schifo Final Fantasy. So che sono dei coni importanti del gaming. Però i gusti sì, ma i gusti infatti sono gusti. Anzi, grazie che sei arrivato. Quindi immagino non mi metterai il follow visto che sto giocando a un gioco non di tuo gusto. Ciao, Eccolo eccomi. nano. È arrivato il buon nano. Facciamo un SO al buon nano, per favore. Qualcuno, comunque sta anche nel titolo della live. Nano, andatelo a seguire. Come va, nano, col Buongiorno a studio? tutti. Come va? Insomma. Come mio, devi dire benissimo. Benissimo, Benissimo, sì. benissimo, benissimo. Me l'hai messo oggi il follow, anche? Il follow. Ma dove? Aspetta, Non ce l'ho il vediamo. follow. Almeno non oggi, se me l'hai messo un altro giorno. Non ce l'ho, anche. Hai sbagliato streamer, lo so. Ah, Qui il follow non è vero. Tekken 3 che usavo io a Tekken 3? Forse Paul. Un po' Mokujin perché stava simpatico. Però Paul, Nina ho usato tanto. Eddie, sì, qua mi appare nano. Arriverà Yoshimitsu non mi piaceva come design. Tanto faccio io a nano. Non appare ancora perché forse non è arrivato in chat. Nano, faccio io. Aspetta, ah. Perché non ho aperto la chat di Qual è il Twitch. tuo main? Two Faces? Qual è? Il main C'è Sin che sta regalando bittini a qualunque streamer si sta. Un po' duranno sotto un ponte, Sin e Pogrero. Diana, come Smetti di dare va? bittini ogni volta che arrivi. Peggio di Pasca sta diventando. Ah, Low lo usavo. Xiao un pochino l'ho usato. Low l'ho usato tanto, sì. Non quanto gli altri, però. Non era male Eccomi. Xiao. Dovresti vederlo in chat. Ah, bene, bene. Ci dovrei Mi stare. fate l'SO a Sin e a Yatcat, per favore. Andiamo a seguire anche gli Yatcat. Fatemi vedere se Nano ho messo al massimo volume. Sì, ho messo al massimo volume.
senti, mi Street Fighter sentite? 6 niente, no, per ora no, però da ragazzino ho giocato al 2 tanto. Poi c'era pure Eddie di cui sapevamo la mamma che... No, dai, neanche a dire queste cose. Povero Eddie. Era sicuramente una ballerina di capoeira. Se non fosse stato l'ordine di girata, a questo eravamo degli eroi, caro nano. Devi farli tu, Seifer, mi raccomando, io faccio il nostro loquace. Perché però non ho Ah, non ti ho condiviso lo condiviso lo schermo. schermo, che errore da principiante. Mamma mia, tana, Mamma però. mia, Ren. Mi cadi sulle basi. Vai. Bloody Ok, arriva. Roar non l'ho mai giocato in Eru. Ma Vai. quel cervello lo fai funzionare, ti rendi conto di che hai combinato? Ovviamente se non metto il focus A non posso... proposito di il cervello che non funziona. È iniziato con Berlino di Capoeira, poi è successo tutto un altro campo, no? Ma si spiega? Perché ciao, ciao Saem, infatti un SO a Ciao Saem. Allora, Oppo e Soppo, primo messaggio nella chat, benvenuto caro. Final Fantasy 8, quanti livelli sei arrivato al primo CD? Hai trovato magia come energica? Allora, io non sto facendo praticamente una blind run, anche se l'ho giocato da ragazzino Oppo, quindi non sto, diciamo, seguendo guide e niente. Sto ancora al primo CD e sto a livello 10, tipo, adesso. Non ho trovato ancora energica. Magari chiedi a Nano Gigante che è qui in vocale con me, che probabilmente lui qualche magheggio l'ha fatto, al contrario mio. Comunque, benvenuto... energica. Energica Benvenuto ci Oppo e sono i modi per Soppo. Sei uno farlo. streamer Oppo e Soppo in caso facciamo l'SO. Come stai, caro Saem? Ragazzi, seguitevi tutti, mi raccomando. Saem, Atcat, Nano, Momo. Poi c'è la grande Tyra. Buonasera, bentornata, grande Tyra. Final Fantasy 8 l'hai giocato. Grazie per il follow, grazie per il follow, caro Oppo. Ma oggi, Nano, non so che è successo. Sono nei consigliati perché sono già arrivati 3 persone nuove. Non so che è successo. Buonasera, Vuol Steve. dire che Twitch comincia a Sì, considerarti uno streamer così di fa. successo, a Esatto. differenza mia. Facciamo un SO anche a Steve Googie. Io rinnovo a Steve Googie la possibilità di venire in vocale se vuole, perché lui conosce molto bene Final Fantasy 8, ma forse sta al lavoro. Mamma mia, cosa Rob. Ma Rob va sempre fuori dall'argomento. Sarebbe anche il minimo. Vabbè, ma il minimo. Boh. Tu sei una fanboy. Va bene, Rob. Va bene. Lasci fa, Taro, lasci fa, in che senso? Cara Cara maestra. me, faccio io Sì, sempre. lo so, però non so se l'hai letto. Una taro fan. Sì. Vai. Sono parole troppo dure per un ragazzo che si dà da fare. Ma una mediocre istruttrice Ammazza. come te, cosa vuol Ammazza, ha capire? fatto pure capo squadra. Disgraziato. Vabbè, di gira tua Faccio io, almeno, scusa, scusa. faccio io. Ehi, Seifer, ora stai esagerando. Canale in prova, benvenuto. Canale in prova, l'ho conosciuto stamattina, stavo facendo Final Fantasy XV. Quindi andatelo a seguire. Fate un SO al caro canale in prova, che è uno streamer che sta da poco. E ora ci fa, ok, sì, ho capito, dai, ragazzi, per quello. Mi fate un SO al canale in prova, chiunque, che sia un moderatore o non moderatore. Siren l'ho assimilato, sì, me l'hanno detto, me l'hanno anticipato. Vabbè che probabilmente lo trovavo da solo, però hanno fatto bene a dirmelo. Puntiamo a fare una blind run, però se mi dite ci sta il GF nascosto, l'oggetto nascosto, ditemelo, insomma. Una semi blind run. Andiamo, andatevi a seguire, mi raccomando, seguitevi tutti, mi raccomando. Andiamo avanti. Sei responsabile per esserti allontanato dall'area della squadra B, quindi ho bocciano sicuro. Ma è il comandante che decide la strategia di guerra o mi sbaglio? Attenzione. Accuse gravissime. E tu credi di essere un comandante? Non farmi ridere, Seifer. Venire, gente. So che sta facendo. È depresso, sì. Ha tipo salutato sdegnata qua a schiena. Ah no, ha salutato il preside. Ma sta scoppiando di rabbia, Seifer, non capisco. Sì, è lì che Sì, o sta sta ridendo. bollendo. Come fa a muoversi in quel modo la Michael Jackson? Safer. Safe. Ah, scusa, no, so io, so, in Fai NPC. tu, Sì, preside, sì. vai, vai. Se Safer, abbassa lo sguardo. Ciao, bro. aspettiamo Skull che Ciao. palla, non parli più. Come stai, Blazing? Come vanno studio? Sarai punito per la condotta poco responsabile che hai tenuto. Le missioni si portano avanti rispettando rigorosamente gli ordini. Bella questa. Ciò non vuol dire che io non capisca quello che hai fatto, eh. Però avrei bocciato. Non voglio fare di voi delle semplici macchine da guerra, ma delle bellissime macchine da guerra. Affidabilissime.
Ah no, pensavo stai ancora No, studiando. però è Cioè... vero. Ah bene, vacanza totale. Allora sarei qui tutta la live allora. Non voglio soldati che seguono ciecamente gli ordini. Io? Preside Sid. Sarà meglio che lei torni in presidenza, non so quello che dice. Bene, riparlerne, è troppo vecchio per continuare a parlare questi giorni. Questi giovani. Mamma mia, giovani. Beh. Puntini, puntini, puntini. Punti, punti. Adesso Puntini. Qui c'è un po' di cestino. non mi ricordo cos'è che Qualsiasi si azione faceva. non prevista dal contratto è seriamente vietata. Ok. Puoi giocare Sì, beh, puoi a carte? È farlo, fuori eh. Mi dal pare che. contratto. Ah, devo uscire la pagella. Ok. Io nel dubbio ogni SEO che vedo segue. Sì, guarda, ci sta. Oppo e Soppo non so se stream, però canale in prova stream. Pretty Momo. Nano gigante che qui in vocale con me, te lo consiglio. Chi altro c'è dei streamer? Ditelo così vi Sono segue il bonsai. caldamente consigliato. Seguite il buon nano bonsai. Anche nano fa l'SEO. Si sente valorizzato. Tin tin tin. Gli studenti che hanno sostenuto l'esame SID si presentano in appello al secondo piano, grazie. Esatto. Ripeto, gli studenti che hanno sostenuto l'esame SID si presentano in appello al secondo piano, grazie. Gigale, pure seguite anche Gigale. Vediamo se sono stati promossi. E andiamo. Ma se mi fa anche salvare, non so. Guarda quello come sta lì, non farmi passare. Questo disgraziato si è venuto un miglio, questo disgraziato. Boccia totale Ho acciato tardi. su tutti i fronti. Vediamo, non so se ci sono i debiti. Qua io promuovo, non bocciano, non rimandano, mi sa. Tu sei certo, Ananke, che mi hai seguito, vero? Mi sei proprio certo. Poi hai cambiato nick e non ti conosco. Super certissimo. Però i fondali, cioè, un pochino li hanno. Ma poco proprio. Sì, un po'. Cioè, io mi ricordo proprio La la versione sgranata. Ecco, PlayStation era proprio qui sgranata. l'area degli ansiolitici, ecco qui. Devi essere. Rabbia. Rabbia! Li fai tu questi, falli tu, falli tu. Sì, dai, un po' Questi li per faccio più. io. Ha ragione, Fuji. Se Rabbia. sei se non passa l'esame, la colpa è Ah, ma è tua. colpa mia. Ma Guarda, l'hai fatta arrabbiare. Lo sai? Ci chiameranno una volta. sono molto emozionato. Questo non parla, peggio di me. No. Spettatore non pagante. Ma selfie dove? Ah no, lei mi pare che arriva dopo. Boh, non si è capito. Che devo fare? Ci chiamano? Che devo fare? Sì, Ecco, deve aspettarsi. ecco. Eccolo. Zaldint. Oh yes! Non manco risultato. Mi si vede, Che ragazzi? cammina. Tarone, squadra B, vieni avanti. Che, no, chi lo che Zalo. Non era una volta. Ah, sono gli unici promossi, forse? Questo è Sì, gli tutto. altri Rompete purtroppo le si ripresentano al prossimo Seifer, attacco. non so se l'hanno chiamato. In modo sincronizzato fanno quello. Sì, in sincronia. Intanto, ragazzi, vi ricordo il giveaway che lo pinno. Siamo arrivati a un buon numero. Potrei fare anche il buono da 5 euro. Chi vince? Quindi entrate, entrate, entrate. Allora. Gli studenti promossi all'esame di oggi sono stati i seguenti. Quello, il secondo studente non lo conosciamo, chi sia. Complimenti a tutti. Però Sì, è uno ricordate. casuale. Da oggi siete Sid. Di solito quello casuale negli anime, tipo, li viene ammazzato subito. Oh, poverino. Da oggi siete Sid del Taro e verrete mandati in missione nel mondo. Sid è il nome in codice per indicare i guerrieri di cui il Balam Garden si gloria. I Sid sono specialisti del combattimento, ma questo è solo uno degli aspetti della missione di Sid. Quando verrà il momento, preside Sid, è quasi ora da mio. Questi hanno stufato comunque, concludiamo brevemente, manco può parlare il preside. Sì, ma il preside poi scoprirai Sì, che è inutile magari, non lo so. sì, è una tigre di capo.
Non conta un cavo. I Sid sono un bene prezioso per il Garden. Lo sa di lui pure lui. Ricordi di parlare di nuovo col paese di Sid e riuscire a questa schermata. Va bene, Steve, lo farò. Il tizio con il disco giallo sulla testa sembra il personaggio di Assassination Classroom. È vero! Il polipo, il tentacolare. C'ha ragione. Ah, sì, è vero, È vero, sì, sta. l'insegnante. C'ha il cappello, ma in realtà pare la faccia gialla. L'ho Che bello quell'anno. visto, ho visto pure io, pure con mia moglie l'abbiamo Molto visto. divertente. La seconda, la opening quella fa Question, ancora c'ho la. E lo Zoppo Mirai intanto. Che è sto rumore ha fatto? Ha Zoppo, fatto un nuovo pazzo rumore, sconcio. Ryder. Ma che è? Wow, sì. Fate un SEO a Zoppo, per favore. Benvenuti a Zoppo e al suo compare. Come state? Suo È compare. il suo compare, due utenti. Come stai, Zoppone? Ben arrivato. Bloodborne. Quindi Blabbo. Nanno sarà contento, diciamo. Con gli occhi lucidi. Vogliamo che diate tutto voi stessi per le missioni. Pochi ma buoni, ovvio, ovvio. Ma ne meriti di più, Zoppo. Vedrai, vedrai. Piano piano. Andate a seguire il caro Zoppo che è in live e lui ricambierà. Ciao belli. Ciao. Questo è il vostro diploma e il certificato del vostro rango SID. Oddio, perché gli parlo all'orecchio? Non vedo l'ora che Sì. arrivi il festival. Ah, quella, sì, quella è selfie. Sì, ha parlato Non so all'orecchio. se Vabbè, sì. Sì, gli parla a tutti, fa sempre le sue cose lì. Però con lei hai dei consigli per tutti. è stata proprio esplicito con lei. Cerca di essere meno impulsivo. C'è sempre un consiglio buono per tutti, tipo silente. Sei tu lo specialista del. Boh, questa è proprio un'investitura, questa. Bella questa. Anche Nano Gigante è un grande esperto di Bloodborne. Vedo il suo. Vedo, vede, vedi. I Sono suoi. grande esperto di un sacco di cose, ma Sembra. mi dipingi Il come grande grande Robin esperto. Williams. Sì. L'SO Steve Cookie l'avevamo fatto prima. Non lo fate di nuovo per favore. L'hai fatto Nano prima. A Come? Steve. A Steve. Steve Steve? Cookie. Anche seguito. Grazie. E con questo la cerimonia è finita. Ah, Rom fai tu rompete sempre. le righe. Rompete. Sì, meno impulsivo. Rompete le righe. Ora come cammina? Parliamo di nuovo tutte e due. Da oggi potete utilizzare un numero sempre maggiore di GF. Ignorate le critiche su GF da parte degli eserciti di altri Garden. Oh, insomma. Tieni, ti do questo, è il piano di guerra. Potrai vedere i dati sulle battaglie accedendo alla guida attraverso il menu. Potrà essere utile per le prossime battaglie. A che serve, Steve, questa cosa? Nano? Il piano di guerra, allora, ti dice dei dati sul gioco, però non mi ricordo lo specifico, Non prova a lo so, vedere. questo è troppo buono, Pedro, me ne lascia il loot che me lascia il beat, è troppo buono, come Yatcat, troppo buono. Non merito tutti sti beattini, passati 2 secondi, cioè, è commovente ma allo stesso tempo. Ciao lampadina, fate un SO a Commovente. lampadina, per favore. E anche a Pedro, SO a Pedro, a lampadina e anche a Nefgio. Mi è scaduto l'abbonamento, mi spiace Nefgio. Succede anche ai migliori. Bra, no, se, Controllo ma. il piano di guerra dopo. Mommo è sempre sull'incoraggiamento. E andiamo a Final vedere il piano di Fantasy guerra. 16. Lampadina, Nefgio, sto controllando. Manca Pedro, l'SO a Pedro. Mi sa che fra un po' mi impiccerà a fare gli SO a tutti. Allora, cioè i miei moderatori si impicceranno, io ovviamente non farò nulla. Se battaglie fatte quando è. Non serve molto, ma è missabile. Ok, vabbè, andiamo a vedere un attimo sto piano, giusto per. Questi che festeggiano, sti due. Seed, Seed, Seed. Va bene. Dai, Darone, torniamo in classe. Non ti ricordi, tutti i nuovi membri di Seed hanno sempre fatto così: un discorso a quelli del corso e un bel party a festeggiare la promozione. Ed è questo dove legge Nano, comunque. Vabbè. Eh sì, mi ha rubato i Ah, personaggi. Nefgio, vai già in live. Vabbè, sono contento se ti senti meglio, Nefgio. E l'SO abbiamo fatto. Grazie, Momo, che aiuti per gli SO. Forse vuole diventare la prima moderatrice del canale. Cioè, nel senso, ci sono state moderatrici, però adesso non ce ne sta manco una. Più avanti c'è anche un Grande Momo. NPC che aumenta le funzioni di mezzo a 11, 12 maschi. Più avanti c'è anche un NPC che aumenta le funzioni del piano di guerra. Eccolo, questo è il piano di guerra, in teoria, se non sbaglio. Cioè Ah, questo. ti segna i punteggi, se non sbaglio. E su quello di Ifrit non me l'ha fatto.
Ora che sei un SID avrai uno stipendio periodico. Non mi ricordavo sta cosa dello stipendio periodico. Come sta la lampadina a proposito? L'ammontare del tuo stipendio dipenderà dal tuo rango SID. Il rango SID aumenta a seconda del comportamento in battaglia. A seconda del tuo comportamento, il tuo rango può anche diminuire. Ok, da una zampina. Pensa che oggi sono arrivato al sogno in fiamme. Stai parlando di Bloodborne, vero? Tutto bene, lampadina, grazie. Tutto bene. Il buon Blazing. Il vivo della storia. C'è una storia viva. Esatto. Trovato. Ah, non prendi Ehi, soldi a fine guarda, guarda. comportamento. Ta-da! Uniforme SID. No, io non avevo capito che non prendevamo soldi a fine combattimento, ma solo con la paghetta. Ogni quanto me Bella domanda. Ogni tot passi che non mi ricordo, però. la danno? Infatti. Cioè, tu Inondatevi. devi fare un tot di passi e ti arriva lo stipendio, Ok, va praticamente. bene. Sono Magari nella stanco. vita reale. Sono stanco di non far nulla. Penso di finire Ratchet Clank. Ok, perfetto. Testare, ok. Ogni tot passi, perfetto. Dai, cambiati anche tu. Andiamo alla festa, no? Sì, non mi sbirciare, però. Salvataggio tattico, perché non si sa mai. Possiamo morire da un momento all'altro, ci casca qualcosa in testa. No, ho sbagliato. Oh, vabbè. Ma salva qua subito. Buonasera alla cara Vanessa. Fate un esso alla Vanessa, per favore. Ho fatto salvataggio. Hai giocato Final Fantasy 8, Vanessa? Non mi ricordo se me l'hai detto. Quando te l'ho chiesto. Ma se fai pochi combattimenti, posso neanche abbassarti il Sì, rango lo stipendio, davvero? Mazza. però se tu fai test seed li fai bene, ti alza Non parecchio guardate mentre mi cambio, per favore. il rango, diciamo. Che figurino. Ok. Il tarone, qui che c'ha. co conoscerò Lilietta, me lo sento in questo ballo. Hai dei test da fare per aumentare il livello SID, ok? Test tipo di combattimenti o No, scritti? no, sono test scritti Oh, teorici. oddio. Ce la farò Quindi devi mai. stare Perché vado attento. sempre qui e non c'è nessuno? Un giorno ci sarà qualcuno, presumo. Ah, stai benissimo. E si va alla festa. Oh, Vanessa, mi hai fatto conoscere Pretty Mom, che devo dire, è una grande follower, bisogna dirlo. Mi hanno pure regalato l'abbonamento, da quanto si fa apprezzare. Rino però la vedo piangere. La voce di nome background è molto rilassante, voglia, per questo è stato scritturato, pagato profumatamente. Un bip. Sì. Vengo pagato Sono in il bip. primo bettatore del suo canale, ricordiamo. Oh, mi ha superato qualcuno. Ehi, Taro. No, oggi siamo sit. Manni, esatto. Forza, qui la mano. Io bevo in faccia a lui. Ma Che maleducato. Sarei anche sit, ma sei sempre il solito. se mi sto dell'alcol, mi Il sto. tuo modo di fare mi dà sui nervi. Vabbè, ci si vede. Eh no, finché non arriva a 50 dollari, non vedo manco Non vedo proprio il becco quello. di un quattrino. Ehi, Zè, ci dai una mano con i festival? Chi io lo farei, ma un impegno. Ora devo andare. Ci vediamo. Uffa. Tutti da Ciao, me, Taro. tutti da me. Il bello tenebroso che tutti amano. Sì, il Sasuke della situazione. Sì, esatto, il Sasuke. Vuoi essere del comitato del festival? Ci dai una mano? Allora? Davvero, questa schermata. Non ho visto sto meme, Googie. In caso linkamelo in qualche modo. Conosci il meme che dice Googie? Sì, praticamente sai che la faccia di scuola è tutta pixellosa nell'originale. Quindi c'è Rinoa che dice. Se il ragazzo più tipo, no, se il ragazzo più carino della festa, in realtà c'ha la faccia tutta pixelata. E quello è il meme, Io praticamente. sono. Faccio. Esco fuori dal personaggio e gli chiedo se vuole una mano. Davvero? Forza, diamoci da fare per questo festival. Ciao. Cazzi. Beh, bel ragazzo, quella cicatrice poi. Ecco la lidietta. Lo fa così col dito, eh? Non mi è mai capita sta cosa. Un uomo
adesso, cioè. Non lo so, mi pare che tipo lei stava parlando con qualcuno, Incontro fatato, credo. sì. E dice, aspetta un attimo, ho visto un bel Sì. ragazzo. Sei un po' svergognata con sto Poi indica la stella. Boh. minigonna. Sai che sei il più carino. Ora sì, però, dai. Balliamo. Indica la stella, ok. Dai che si balla. Io sto bevendo. O balli solo con le ragazze che ti piacciono? Una pescatrice, pare. Perché trema D'accordo, così? allora. Ma chi è che trema? Che Guardami negli occhi. cosa? Che cosa? Perché ridete? Ti piaccio, ti Ok, piaccio, confermo ti che è una piaccio. pescatrice. Non voglio più chiamarla l'idiota. Non funziona. Beh, qualcuno deve farlo, zoppo. Mamma non viene in vocale, lo fa. Trovo identità, ragazza, sì. Non so ballare, mi spiace. Oltre che sono anche una Purtroppo sociale. siamo a corto di personale. È Esatto. facile. Ho bisogno di qualcuno per il ballo, non posso mica ballare solo. Quello che vuole. Vuole il protagonista del gioco, sicuramente. È andata proprio così, ragazzi. Trattare le diete. Sì. Allora, ma zoppo, per favore. Diciamo che nella verità sono stato io a da andare dalle diete. Si Questo è il mio sogno. contenga, signor zoppo. Infatti, stiamo mica nel canale, non so, di Nano Gigante, sì, con queste cose. Chi abbiamo beccato? Nano mi avrebbe già bannato in realtà. E Nano non è, diciamo, cioè, non permissivo, diciamo, Sono paziente molto, come molto solerte. me. Sì. Ho il Squall ban passa da essere facile. Pinocchio a Roberto Bolle nel giro di una cutscene di Roberto Bolle. Pinocchio. Ha visto, no? Ha visto quello che punta veramente. Perdonami, ho visto il ragazzo ancora più bello di te. Ma sto orecchino. Eccola, la seconda. È davvero uno studente modello e balli anche bene. Sta studiando, no, ha lasciato studiare. Quanti film si quando Yeah. ero ragazzino? No, io da ragazzino non ho ben capito. Cioè, veramente, voglio dire che non ho capito che questa ci provava con lui, da ragazzino. Tanto che mi sembrava strano che una professoressa facesse una cosa del genere. Sì, da super figo, sì, esatto. Questa, cioè, ha solo un anno in più, però è la professoressa, quindi insomma, si contenga. Ma qui rispondo. Non sei l'idiota. Grazie. Ok, non hai risposto. Telegrafico, meglio risposto. Sì. Balli con uno sconosciuto, ma non ti Maia. va di star con me. Aia. Esplicita. Io sto con il bro. No, scusa. Se vuoi sto anche con te. Ma tu sei un insegnante, io un tuo studente, hai già capito tutto? Mi imbarazza che stai qua senza dire niente. Spiaggi. Hai ragione, anch'io sono fatta così. Cosa? Cosa? Come hai Oh, per fatto? poco mi dimenticavo, chissà cosa mi prende. L'amore, non lo so. È Ah, venuta per i nuovi ordini. certo, per quello, sì. Cioè, Io e io te dobbiamo andare alla che. Cioè, questa zona ha preso i segreta. nuovi ordini durante la gran festa del ballo, non ho capito. E dove gli studenti si incontrano nascosto per E coprifuoco. vabbè, aia. Si trova di là del centro di addestramento. Cosa ci andiamo a fare? La zona proibita. Non andremo mica a dirgli di rispettare il coprifuoco. Se è così che ci pensi il comitato di disciplina. Cambiati e vieni all'entrata del centro Fuori campo. addestramento. Questo è il mio Il mio ultimo ultimo ordine. ordine, ultimo.
Perché ormai non è più professoressa, ora che è Sid, lui? Cioè, Sì, ormai sono alla pari, diciamo. sì. Sarà contenta, visto che Domande? ne... L'ultimo ordine. Ma capirai. Intanto torna il Sin. Vado a cambiarmi, è l'ultimo Ciao, ordine. Sin. Il centro addestramento. Ma che missione è questa? Paura. Fatti un bel salvataggio, se lo consiglio. Paura allora. Eh sì, il centro addestramento nasconde degli insidi. Dico solo questo. Salva, salva. Sì, c'è il nano gigante, ovvio. Più grande doppiatore di tutti i tempi. E Il grande streamer e doppiatore. pure tu, però, quanto esageri, eh? Il grande doppiatore, vedi? Nessuno dice il grande streamer nano, ma perché è proprio uno Vabbè, ossimoro, cioè, grande me ne nano. vado, me ne vado. Io lo... Ti ricordi, Nano, quando ti ho preso dei bassi fondi di Twitch proprio su Final Fantasy 8? Quando Ma ero io ho incontrato un nano gigante su Final Fantasy 8, ragazzi, rendete conto che chi l'avrebbe mai detto che mi avrebbe accompagnato, invocato quando su Final nessuno Fantasy mi contava, 8? quando Esatto. ero nei Ma pure io, meandri ne... di ma Twitch. all'epoca ne ero nessuno, manco io, penso. Non che adesso sia chissà chi, però. Come no, dove vai? Che è successo? Che devo fare? No, aspetta, aspetta, c'è il mammo che mi ha messo... Zona. Sì. Ah, na ah, nano, dicevi. Che nano ha detto me ne vado. Devi essere più specifica. Poi sono riuscito a vincere contro contro me, mi sono pentito. C'è il coprifuoco. Sono tentato di entrare nell'edificio del Garden dopo il coprifuoco. Però il centro addestramento ci puoi pure andare, insomma. Vabbè. Ho fatto il Sì, salvino. ti puoi allenare di Grazie, notte, canale in prova. praticamente. Andiamo a seguire il canale in prova che è da poco su Twitch. Andiamolo a incoraggiare così prende l'affiliazione presto. Ciao caro, grazie Nano che subito capisce di fare gli SEO quando dico così. Fantasy 15. Interessante, vero Nano? Questo è un esperto. No, nel No senso... comment. No, nel senso, su... nel senso che gioca un Final Fantasy, Sì, non gioca un dico... Final Fantasy, Ok. certo, 15 diciamo che... Ok, va bene. Lo lascio a lui il giudizio. Allora, Tarone, hai già combattuto con l'Archeosaurus nel centro addestramento? Ovviamente no, non mi ricordo. Ma se mi ricordo. Giusto. Come mai era Boh. una su una Y? C'è una Y qua. Qui io qui. Se utilizzerai J-Status contro quelle bestie, potrai distruggere facilmente. Non ce l'ho già stato, se sottile. Ha fatto molto male. Intorno alla parte sulla guida. E qua, vabbè, ti Ancora, sempre spiega. sti tutorial. Finiscono mai i tutorial, come rotoloni regino. Beh, te li fa solo all'inizio, poi ti abbandona il Il simbolo gioco. STD situato sopra HP diventa bianco indica già che c'è un status attivo. Ok. Ma io qui da ragazzino dicevo questo è matto e mi dice tutte queste cose. Sei due volte. Tutto auto. Ricorda Junction status. C'è la Siren di default. Ah, ottimo, grazie Steve, perfetto. Allora lo usiamo. Ti dice Tuttavia. Non si può effettuare junction di magie che non hanno status come per esempio. vabbè, chiaro, Ok. direi che è Chi è che è abbastanza successo? spiccato. Chi è che ride di me? Vanessa. Ok. Questo gatto percentuale del 90% si può causare status blind al nemico, magari. Magari Ma te col. ce l'hai blind? No, però forse c'ho il silence di Siren, boh, non lo Ah, lei fa... no, lei fa silence, però non è che ti serve so. contro questo tipo di nemici. Col 100% giustamente non mi prendo quello status. Punti da sì, immagino, poi c'ho poche cose da riscattare, quindi... Giustamente. Vedere anche con status cambi, che vuol dire? Ah, così potente. Tocca assimilare o creare magie. Io intanto ho messo il comando carta a Zell, però non ci sta più, quindi... Ah, da due tipi di status, Esna, perfetto. Va bene. E farò auto, infatti. Hai capito tutto? L'attacco Morfeo è efficace contro Archeo. E chi ce l'ha Morfeo?
Ma non ce l'ho, cioè mi dà. E lo puoi assorbire dalle piante che stanno lì. Ok, ecco perché lo dice. Ok, un attimo, vediamo Assimilarlo, sì. quali GF assegniamo, li assegniamo tutti o li lasciamo a quegli altri? Cioè, nel senso. Ma se ti servono i Junction, magari mettili allora. Sì, la cosa Cioè, li stupida togli. è. Eh sì, è Questa è veramente una un sciocchezza. difetto di questo gioco. È un grosso difetto questo, non posso Oh, manco cambiare sì, è grosso. personaggio. Sì, è vero, è vero. Mamma mia, come sono ambientata sta cosa. Infatti, cioè, i Junction li devi farli imparare a quasi tutti i Sì, GF. sto imparando le abilità. Sono le prime cose che devi fare, Allora, c'ho Fire Junction e al GF. Thunder. Posso mettere Spr con Momo. Quanti GF c'ha? Aspetta, no, sono un po' troppi. Metti i Junction che ti servono. Ok, facciamo così. Spero sai che cosa fa. Cosa? Spr Spero. che fa? Difesa magica che è? Sì, esatto. Non male. Per puro caso. Sei stato fortunato. C'è anche carta, la uso? Piuttosto che magia. Sì, Stiamo carta. andando verso un'altissima sono solo in due Già. però. Ti Con Masia Pontificia. piace È il un Yu flash Gong che comune. trigger? Ma io ti Cascheggia. sento tipo cioè sento la mia voce in Doppio. doppio, sì. Vabbè, comunque non è fastidioso, dai. Vuoi mai sentirla due volte? Ah Resisto. sì, perché ritorna. Boh, sembra strano. Non stai seguendo anche la live, spero. No, Solo la no, ho la live chat. mutata. Come stai, Sì. Rob? E assorbi qualche magia qua, dalle pianticelle. Dove stanno i pianticelli? Incontri casuali. Alla sinistra o a destra? Mi Dove incontro lo vuoi? subito l'Archosaurus Rex, subito, chissà. No, beh, non penso. Non vedo nessuna fonte dove prendere qualcosa. La tennissata per Rob. Ecco. Fatti un po' Piovimento di scappa, assimila. ok, piovimento scappa, ok. Sì. Assimila. Poi quanta roba nuova da assimilare qui. Però non dicevi tipo una ricompensa, no? Se ne batti Ecco uno. Morfeo. Me le piglio un po', va. Lui si prende Morfeo e lei si prende Novox. Dovresti cambiare qualcuno in che senso? Di moderatori? Assimila. Prendo Morfeo e invece a lei facciamo GF. E andiamo un po' più spediti. Usiamo Momo, qui presente. Priorità chi è presente, non a Deluxe e Lurka notte di. C'è anche Blazing. Blazing ti ho dato il GF di fuoco. Dovevo cambiare gli altri. Mezzo pensiero di magia. Quanti ne devo assimilare, Steve? Un Oh, centello. ah, devo cambiare gli altri. Sì, lo so. Se vuoi Se mi date qualche sta idea di qualche sicuro. ricompensa da mettere, Blazing. Ti ho dato Ifrit di fuoco. Carta gratta. Ha preso J-Force, mamma. Che facciamo? J-Elemento attacco? Che buono, mi pare. Sì, oppure JRS magari. Perché JRS? quello è sì, prima JRS, dai. Perché Ok. quello ci Ciao, mette un bel po'. Crunji. Mi fate un SO Crunji per fuori. Bentornato, come stai, caro? Picchiaduro. Picchiaduro. Incredibile Genshin. Quel gioco malvagio. Ma che prima di andare in quella porta lì di luce, forse mi faccio l'altra parte che non ho fatto? Sì, beh, non che ci dovrebbe esserci tipo una fonte energetica. Ah no, cioè, posso attraversarlo qua, sto tornando indietro. Sì, è un giro, è un giro. Farti qualche combat, perché comunque sei un po' bassino. Un attimo. Piano piano si fa tutto. Anche, io mi sono fatto tutto Final Fantasy 9 sotto livellato, ma ti stai preoccupando anche. Stai dicendo che l'Archeosaurus mi mangia in un boccone, questo stai Oh dicendo. no, Ah, devo ma scappare. ce l'hai Morfeo? Scappato. Vabbè, Ah, se ne Archeosaurus. è scappato subito. Mi ha Vabbè, detto di sì. scappare, Steve, mi ha detto. Assegna a Saren elabora magia status.
sta facendo? Prendi. Top. Ah, con status, mi ha fatto 5 vitali, mi ha fatto qua. Elabora magia status. Sì, beh, si può sempre fare. Aspetta, c'è un Krungess, perché l'hai evitato? Ah, raga, è vero, perché di Krungess c'ha tutte cose con i dinosauri. C'è un Krungess. Ma tanto lo devo abbattere dopo per forza, Krungess, non ti preoccupare. Attacco prioritario. Sicuro Steve che andava evitato lui. Perché Magie. poi, Quindi. cioè, Ah. qui si stava parlando. Quindi non ho capito. Uccidimi e sarò felice, vabbè. Tanto qui mi sta addormentando. Non sto dicendo Steve, ma. Ah, devo rimettere quello di prima? O ho fatto bene a mettere quello di adesso? Immagino le ha ancora. Ah, ok. Non ho capito se ho messo bene l'abilità o Mettiti la difesa da Morfeo, almeno. no. Difesa da Morfeo. Sì. Vabbè, dai, per tu. Andiamo avanti qui, va. E Mettiamo. vabbè, dai, allora. Mettiamo Io ti do i ibrido. consigli. Cioè, perché tanto lo ammazzo prima, che c'entra ora? Ecco Blazing intanto. Sì. Poi se fai game over, non venire a piangere. Buona cena, Grungi. Buona cena, caro. Grazie per il lurk. Sono andato un po' veloce, però è stato figata lo stesso. Lurk. Ok, no, saliamo di qua. Che fra pochi Morpheus si deve mettere in attacco, ma puoi comunque usarlo su T-Rex con magia e addormentarlo. Ok, perfetto. Sì, ma lui lo mette in automatico l'attacco di Morpheus. Cioè, quando faccio auto, lo mette nelle cose elementali, status. No, nel senso, cioè se fai attacco ti mette la magia più potente che hai Sì, che ti alza ok. Allora, mo quell'attacco, vediamo sta però cosa, non ti perché so devo. dire se Morfeo è così potente. Devo un attimo capire sta cosa, allora. Cioè perché l'attacco è una cosa, le altre statistiche sono... Mamma mia, queste piante mi sa sono deboli al fuoco. Level up di entrambi. Provoca sonnolenza. Allora, scusate un attimo, che dovevo vedere. Devo Sì, imparare. dai, vieni pure Steve. C'è Steve che vuol venire a invocare. Non ho capito, no, non ripeti. C'è Steve che vuol venire a invocare. Sì, Se vieni, vuoi. vieni, Steve, non ho letto, vieni. E fai punto esclamativo Discord e poi entra nel canale libero che ti sposto. Così ci spieghi meglio. Allora, intanto io volevo vedere sta cosa delle junction. Perché non sono sicuro che ho ben compreso. Tanto. Vedi, ti dice, ti mette una magia automatica a forza. Vedi? Ma come vedo le statistiche, quelle diverse? Come le vedo? Quelle che Le vedevo nella tutorial? statistiche diverse, quali? Quelle altre? Sì. Devi andare in... aspetta, junction, ok. Magie. E Ok. spostati con la... Eccola, esatto, con la eccola, eccola. Non freccia. c'ho altre magie. Quindi ho messo blind. Però Non è io voglio Morpheus, scusa. Morfeo. Eccolo. Ecco. Sì, adesso è poco però. E Come non me la. Però l'auto non me l'ha messo l'auto. Non me l'ha settato l'auto prima. no? È qua, Come guarda, c'è Thunder. no? Guarda, faccio auto, no? Sì, l'auto ti ha messo Thunder. Sì, ma non ha messo. Vedi, me lo toglie? La difesa, perché non me la lascia? Perché Perché Morfeo. lui, cioè, non so esattamente, Mi ha messo Morfeo da lui ti un'altra setta solo parte. forza Ho e il capito, ho resto non so capito. come le distribuisce. Ho messo forza da un'altra parte. Cioè ti mette la magia più potente a Ok, forza. non ho E il capito, ho capito. resto, No, no, è boh, tutto il resto non chiaro. so come. Ma appena arriva Steve. Ok, andiamo avanti. Bene. Un altro Morfeo. Delux. Devo usare Momo però, perché Momo è presente. Delux, no. No. Muoviti. Delux, esci fuori. Eccolo. Ah, Blazing ha imparato già HP.
VGF Blazing. Apprendi. Che facciamo? Già elemento difesa. Fammi vedere le altre, scusa, elabora magia e Di fuoco fuoco. e forza Queste le violenta. dovresti fare, secondo me, sai? Perché Quale? tanto sono 30p. Perché così ti fai un po' di fire, di fire, fire, fira, Ok, fira. va bene. Per quello c'è Salviamo. tempo. È entrato Entrato, il ecco. buon Steve, sì. Stai in waiting room. Buonasera, Eccoci. Steve. Buonasera, ciao, Buonasera. grazie per l'invito, spero di Prego, non disturbare. prego, Ciao. prego. No, aspetta, ti aumento pure l'audio. Puoi guardare la live da Discord che è più aggiornata. Assolutamente sì, così vedo tutto in tempo reale. Esatto. Dici tutto. Allora, quello che dicevo prima sulla magia assegnata, alla fine andava bene quella che avevi messo tu, perché le magie di stato si sbloccano più avanti. Quelle di stato che vedi lì sono le medicine, che al momento non ti servono ancora, quindi le magie vitali andavano benissimo. Ok, quindi lo devo rimettere. Scusami. Ok, vabbè. Allora, se vuoi puoi fare anche tu il doppiaggio, Steve, o vuoi fare solo la lore? Dimmi tu. Oh, Messo di non ti sento bene, però. Ci sei ancora? Ancora aspetta, se ci sono, sentite? Sassa? sì, ti Sì. sentivo un attimo a tratti prima. Ah, ok, peccato. Ok, allora, Nano fa i personaggi, diciamo, quelli che combattono, e Steve fa gli NPC. Andiamo. Ok. Io faccio squalo, ovviamente. Sì, Quanto doppialo. tempo che non vengo qui? Sì, doppia. Va a seguire il buon Steve, Pritti. Aspetta che lo metto pure nel titolo, che c'è anche Steve. Chiocciola. L'ho seguito, sì, adesso lo seguo. Steve. Ok. Gouki. Se poi c'hai Telegram, dimmelo, Steve, perché ti posso mettere anche nel canale di quelli che mi aiutano, diciamo, in vocale. Quando Dai, vado live. volentieri, va bene, poi. Fai punto esclamativo Telegram, poi ci entri. Però Momo deve doppiare Ok. anche lei qualche personaggio. Anche Momo l'aspettiamo prima o poi per fare la I parte personaggi femminile. femminili, dai. Intrepidazione. Ok. Quanto tempo. Ah, Quanto tocca a tempo che non Nano. vengo qui? Prenderemo. Prima o poi verrò, vabbè. Una promessa. Guardiamoci. Io Che ore sono? non doppio mai, penso che. Non mi importa niente di lei. È Parla mai, scuola. mezzanotte passata, non lo vedi? Ah. Ah. Finito così, eh? Silenzio. Silenzio Imba imbarazzato. imbarazzante, aggiungo Io, qui si strappo, mi dimetto da oggi dall'incarico di insegnante. pur di avere una minima chance, aggiungo pure. Adesso sono un Sid come te e forse lavoreremo anche insieme. Guarda caso. Dai, io non l'avrei fatto questa sfacciataggine così tanti a lui. Quanto è brutto la coda che c'ha dietro questo, come una cicogna. Ah sì? Non importa niente. È un Tutto origami qua? di un Sì. cigno. Ma, se è deciso così, che altro ci posso fare io? Nulla. Scontroso. Vuol empatia, Anzi, Leonard. dicono Dicono che sono un insegnante fallita, che non ho abbastanza perché c'è polso. pure il fan club. Cioè. Mentre Squall Ma che giubbotto c'ha Squall? si scompone. Sono diventata Sid a 15 anni, insegnante a 17. Complimenti. C'è tipo l'abbigliamento dei ragazzini da adesso e vogliono far vedere la pancia a scuola. Ma sembra tipo i paninari, ti ricordo, non so. Un paninare. E non è passato nemmeno un anno da allora. La cintura di scuola così a X ce l'ha pure Sora a Kingdom Hearts 2, Eh sbaglio. sì, perché Nomura è Sì, fissato con le ma Nomura già stava cinture. a Fantasy 8, stava. Burone. Pensa al vestito di Lulu. Ah, Solo è cinture. vero. Anche le catene di Sora c'ha qui, si vedo pure. Cosa ho sbagliato? Ho sempre fatto del mio meglio.
Mi sta ascoltando? Non è ancora finito di dire baggianate dalla mattina alla sera. Odio questi discorsi. Per quanto la gente mi parli della propria tristezza, che posso farci io? Non voglio che tu faccia qualcosa. Mi basterebbe essere ascoltata quando parlo. Oh, attenzione. Non riesco ad arrivare oggi, ci a passare lo stesso. Grazie, fate l'SO a Yuri per fuori, a quelli del magma. Grazie, abbiamo trovato anche un altro streamer ad aiutarci, signor Yuri. Non so se lo conosce, il signor Steve Cookie. È qui in vocale. Non si sta rompendo le scatole, sì. Perché non parli col muro allora? Mamma mia, ragazzi. Vabbè. Fai solo tutorial. Giustissima osservazione quella di quelli del magma. Fai solo tutorial qui, Stis. Vai, bravo, segui Yuri. Se anche tu vuoi. Non ti viene mai di parlare con qualcuno. Se vuoi ricambia Steve, se vuoi il buon Yuri. Sta portando anche quelli del magma, il signor Yuri. Sta anche lui portando Final Fantasy 8, infatti l'ho conosciuto così. Sta più avanti, ovviamente. Ognuno deve pensare ai propri problemi da solo. Chi porta JRPG è mio amico. Vero, sì, sì. Io non voglio portare il fardello degli altri, mamma mia. Mi ha regalato mamma mia, Yuri. Forse hanno ragione, sono proprio un insegnante fallito. E lo è. Ma vuoi farmi scendere le lacrime, Yuri? Lacrime potenti e virili. Dopo sta battuta, Quistis, tipo, non parlerà il suo più personaggio crolla. Quistis, sì, esatto, non parlerà più tutto il gioco. Beh, sì, farmi... sì, è brutta cosa, vabbè. E sì, niente, basta. Quando posso fare il signor Archosaurus Rex? Allora, se vuoi provarlo, ti consiglio di prendere qualche Morpheus in più. Perché se adesso quanti ne avrai? Ne avrai 3 o 4? Questo vuol dire avere il 3% possibilità di fare 5% di fare così, di fare addormentarlo. Vediamo. Non è questo assolutamente. Junction, magie. Complicato. Morpheus. 27%. 27%. Ok. Comunque sia, non è malaccio. Ti consiglio magari di prendere ancora. Sì. Oppure puoi usarle come magie vere e proprie. Questo parte del consumo, perché ogni volta che usi una magia usi uno appunto dall'inventario. I ragazzi che stavano lì a pomiciare, aspettate, non ci posso andare, perfetto. Vedi sul bar, non puoi più tornare? Sì. Ci conoscevamo con il signor Krungex. Caramba, che sorpresa. Buon magnattaro, buona cena. Mi stavi seguendo veramente, Sin? Provalo. Buon appetito, Sin, assoluto anche a Pog. Sì, lo conosciamo tutti. Anche Yuri spero li conosce, gli Yatcat. Dove sto andando? Non si può passare di qua? No. L'urco con potenza. Se vieni un'altra volta ti trovi a voce qua. Sì, è vero. Vabbè, Grungex, ma siamo tanti. Come fai a seguire tutti? Ecco Liccione, ecco l'altro streamer pure. Cioè, ci stanno Yuri e Liccione, che sono gli altri che dovrebbero stare qui in vocale. Io tanto muoio intanto che parlo, va bene. Devo assimilare Morpheus. Non so se rimangono in vita, però. Grazie per i bittini. Liccione, fate un SEO, grazie. Quanto rimanete? Forse un'altra oretta scarsa. Quindi se vuoi venire, Liccione. Tra l'altro c'è il buon Steve Cookie che ti invito a seguire. Anche lui streama. E sembra che farà parte anche lui del nostro team di doppiaggi. Che ancora non ha potuto doppiare nessuno perché non ha parlato nessuno in NPC. Esatto, no, ma anche tutti insieme, non c'è problema, io accetto tutti, anche siamo in 5, vabbè, non so. No, tranquillo, diciamo. Per questo mi faccio un gruppo nutrito, così c'ho sempre qualcuno quando voglio portarlo, almeno uno. O se proprio non c'è nessuno, c'è sempre Nano che... C'è sempre? Ci sono io, vabbè, se proprio non c'è nessuno... Allora, ti è già stato spiegato come funzionano qua le limit dei personaggi? Non tanto. Sai più o meno cosa quando si attivano? No. Ok, ti dico semplicemente abbassi HP. Hai una possibilità casuale, sì, quando hai gli HP generalmente in giallo, di avere nel comando attacco una freccina. Sì, questo l'ho visto, sì. Ok. Il fatto che volendo
Se tu puoi cambiare, su un tasto per cambiare in battaglia il turno dei personaggi. E questo ti permette di ricaricare anche il menu di battaglia di un personaggio che magari è in giallo e quindi forzare il gioco a darti un limit. Come faccio a fare sta cosa, scusa? Penso con triangolo, quindi Sì. con Y su un comando dell'Xbox. Pure in alto, X, non Sì, mi c'ho la ricordo Y di come sono. dell'Xbox, c'ho la pad dell'Xbox in questo Sì. momento. Allora, fammi Comunque, se entrare. prova quando sei in battaglia, puoi provare. C'è un Sì, tasto può che ti permette di provare. cambiare il No, ho turno. rischiato Grungex, che non c'era nessun doppiatore oggi. Lui è il doppiatore Wow! universale, doppiava Allora, tutto l'altra volta, pure tocca a me oggi. finalmente. Wow! Yes, tanto stacco dalla ripetibilità. Perfetto. Come stai? Comunque, Yuri, Ah, intanto leggo giusto. sul tuo Telegram che hai problemi a fare dei live. Che è successo, Yuri? No, ho letto pure io una volta. Yuri aveva detto c'aveva problemi una sera. Però addirittura a fare Buongiorno. sempre live. Andiamo, Tarone. Ah, questa tizia che stava quando siamo svegliati. Questa Tarone. è Steve, Tarone. Steve lo deve fare questo. Tarone. Quistis? Lui non risponde, tira fuori la Ma non è spada. l'Archosaurus Rex. Spero niente di insormontabile, Yuri. Ok. Quanta gente c'è? Oh, un po' troppa. Allora, assimila. Da questi che posso assimilare invece. Thunder, beh, prendiamolo. Quasi da Protect come magia nuova che chiaramente ti aumenta la difesa Lo fisica. prendo, lo prendiamo un po' di Protect. Ah, Essere Shell è pure buono, pure Shell è buono. Shell dimezza gli danni magici, Ok. Protect dimezza gli danni fisici. Impossibile assimilare, perché? A volte puoi fallire. Ah, fallisce e basta. Sì, dipende dal tuo livello di Morfeo. magia. Se ce l'hai un po' Bravo. bassa può fallire. Dove sta andando questo tizio? 36. Poco per il tarone. Vabbè, andiamo di Blazing. Gli farà male all'insetto. Anche Momo. Velocizziamo. Ditemi se devo usare il supporto. Se è troppo forte la boss fight, faccio il supporto. Sennò vado liscio così. Ma sono morti in due intanto. Ma non dovrebbe servirti Non è tanto, una se boss fight no. completamente totalmente complicata. Non riuscire a passare da Yuri è grave. Ma io pure lo usavo se fossi stato da solo, ma siccome siamo in live, ho usato tutto il tempo il supporto. Mi via il tunnel carpale, già c'ho un No, no, principio. ma io l'avevo usato tipo in prima run, poi basta. Velocità. Ma La sera in usa. genere più avanti vai nelle run e meno si usano i GF perché tendi Sì. a potenziare molto di più le stat sapendo dove andare a prendere le magie più forti già all'inizio, No, quindi no, GF lo usi tanto all'inizio. no. Non so nulla. Ok, andiamo. Se Square dopo queste live ci fa un bel remake del lotto. Sì. Uno fatto bene, uno vero. Sì, uno vero, Già il vero. 9 l'hanno mezzo annunciato, però non è proprio annunciato per Non è quello fan-made, quello che hanno cui. fatto vedere No, adesso. dicono che è uscita un'altra notizia in cui un portale dice che ha scoperto che è in lavorazione proprio il 9 della Square Enix. Però Speriamo in vado bene. a affidare, speriamo. Io day one subito, perché costa 99 euro. A 100 no. Qua è pericoloso. Qua è Ah, questo pericoloso, andiamo, sì, è qua è Steve. pericoloso, andiamocene. Sì. Va bene. Magari, infatti, è vero, Yuri, è vero. Questa è una importante, ma non mi ricordo quanto importante. Però vabbè, non me lo dite. Allora, il portale è abbastanza. la tipa che incontri che ti Sì, parla sì, quando sì. sei in infermeria. Sì, quello me lo ricordo. Infatti, l'ho detto prima. Personaggio chiave, direi. Sì, mi ricordo pure io che è Altro chiave, non però ti non mi ricordo diciamo. bene che voleva Davida nostra.
Non te lo diremo. Ok. No. Stoppi là. Ok, finita la nostra alleanza. Ma così. Nessuno può vivere da solo. Così. Nessun uomo lo mese. E va via indignata. Non se l'è presa, no? E questo chi lo dice? Tu? Ma c'è un tutorial. Ok, e andiamo avanti. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Vai, velocizzo. Dove devo andare, scusate, in tutto questo? Ok, va bene. Finalmente ti ho trovato. Dove diavolo eri? Ti ho cercato dappertutto. Adesso siamo SIB, no? Perciò ora abbiamo delle stanze singole. La tua nuova stanza sta dalla parte opposta di quella vecchia. Speriamo. Devo avvisarti. Ti ho cercato ovunque per trovarti. Ecco, quella frase mi ha fregato all'inizio, perché mi ha detto, è dalla parte opposta, quindi stavo cercando di uscire. Invece no, sempre allo stesso punto. Sì, quindi è sempre qua, eh. Sì, sempre di lì. Ci porta automaticamente, invece okay. mi ero andato a perdere. L'altra parte della mappa. Buonasera, caro Guido. Sì. Buonasera, Guidone. Ho sonno. Ecco, sono io questo, ho sonno. Dopo che mangio e faccio queste affermazioni. Mi via l'abbiocco post pranzo a me. Proprio tardi. Pure al lavoro. È il nostro primo lavoro come SID. Mi fate un SO, Guido, per favore. Ci mandano a Timber. Ci vediamo ai cancelli d'entrata. Dalla porta, spero mi sta parlando. Mamma mia, però oggi è iniziato presto, Guido, poraccio. Ecco, doppio SO intanto per il Guidone. Non c'è privacy per i SID. Manco a un certo punto vedrai, ti faremo vedere. Ok. Mamma mia, povero Guido. Mamma mia. Cosa c'è di meglio di una live chill del Taro? Parli, parli. Allora, come è andata a finire? Ma cosa? Il lavoro di Guido. Attenzione, 2000 gael. Non avevate litigato? Litigato? Ma chi? Noi? No. Ciao, Ozora. Discorsi interessantissimi. Beh, sembrava di sì. Sì, Yuri. Il Kingdom Hearts non ci pensiamo. È finito così? Va bene. Grande, grande dialogo che siamo visti. Infatti. La scena è nascosta. Devo andare all'entrata, quindi? Mm-hmm. Bambino scammato. Non è che c'è qualcuno che aveva una carta fortissima. Quel bimbo lì. Quel bimbo lì ha la carta del Moguri. Allora, andiamo. Sì, gira. Però non so se ha un buon mazzo. Cioè, delle buone mani per affrontarli. Che carte hai? Avevi preso Zell? Zell l'ho preso, sì. Allora potresti anche, volendo, anche andare a prendere Quistis. Dove? Che non so se ce l'hai ancora. Prima ce l'avevano in mensa i ragazzi del club di Quistis. Adesso mi ruba. Tanto ho salvato, male che vada. Ah, è delle belle carte alla fine. Molboro, secondo me puoi farcela. Non ha delle belle, non ha delle carte pazzesche lui. Solamente il Moguri. E te lo usa subito. Aspetta, fatemi leggere. Devo scuola sotto l'insozione di marchio Final Fantasy, ma ora pare vogliono cambiare rotta. Con Final Fantasy 16. No, la demo non mi fa tanto cambiare rotta. Se si colleghi a fare delle query sarebbe un mondo meraviglioso. Ah, perché Guido è un collega, gli ha fatto male una query e ha distrutto tutto. Per questo è andato, ha lavorato tanto oggi. Hanno piallato un DB con dentro, mamma mia. E non... Mamma mia. Ma non hanno fatto, non fanno il backup di sta roba? Ogni tanto. O stava in produzione. Magari uno stagista, ha fatto drop table. Sì. Praticamente. Che mettiamo? 3. O ti fai l'angolo col Molboro in basso a sinistra. In effetti volevo pure far così, però. Forse hai ragione, meglio inizia così alla fine. Intanto io questo Muguri. Il Zell lo Zell non me l'ammazzano, eh? Zell non me l'ammazzano. Anche il Zell è sicuro. Ok. Anche l'Ifrit non me l'ammazzano. Se lo vorresti usare. E neanche sì. Il Bahamut, neanche il Bahamut mi ammazza. Sì, pure a me incuriosisce, ma finisce la curiosità. Devono farlo, ma si erano dimenticati. Ah, di fare backup, non è automatico. No, bene. Se vuoi difenderti, metti l'Ifrit sotto Zell. L'Ifrit è sotto Zell. Perché poi lui si girerà, quello in alto a sinistra, e tu lo riprendi col Malboro.
non lo prendo niente invece. Perché mi hai fatto fare questa cosa? Ah no, cazzo, per il 7. Perché mi hai fatto fare questa cosa? Perché pensavo che avevo usato l'altro, che avevo usato l'altro. No, addio muguri. Te l'avrebbe girato uguale, Quistis, te l'avrebbe girato il Quistis, tuo, dove lo prendo, Quistis? Immenso. Immenso. Deve essere quella, Mensa. Ma pensa che no, quella sinistra. Che vi pago a fare, beh, dirmi fesserie. Ah, il Luke, ben Luke. Ciao Yuri. Ciao Yuri. Vado un altro SO a Yuri, per favore. Anche al signor Krungex, magari. Questi doppiatori farlocchi, sì. Quella volta... Quella volta. Ah, scusa. Tranquillo. Meglio lasciare stare la dieta. Perché? Chi ce l'ha visto? In genere sono al tavolo in fondo, ma li avevi prima dell'esame SID. Okay. Non so se ci sono ancora in giro. Cioè... No, scusami, me ne vado. Faccio finta di niente, me ne vado. Vai, doppi. Sapete, quando vedo voi giovani mi viene voglia di tornare indietro nel tempo. Beh, anche la mia età non sono da buttar via. Come se la sente la signora. O cielo, che mi metto a dire. È tipo la nuova Quistis. Ho un figlio della vostra età, ma quello è un mascalzone. Non la smette più. Accidenti, ancora parla, non la smette più. Quello scapestato di mio figlio non ha niente a che vedere con te. Un anno fa mi disse, mamma, parto per ritrovare me stesso. Dannato. Io rimasi sconvolta. Quello sbigottato parlava seriamente. Ma non potetti fare altro che rassegnarmi e lasciarlo andare. Non ha fatto altro che darmi problemi, quello sventurato. Amore materno. Signora, stia buona col tornare indietro nel tempo, l'amor del cielo. Ciao Federico. Ho pensato, ormai è grande, ma mi sono sentita così sola quando sono andato. Scusa se ti ho trattenuto a lungo. Ci dai panini? Ma quando ti ho visto mi ha ricordato mio figlio. Chissà dove sarà ora. Ok, andata. Non ci sono niente, neanche un oggetto, una pozione, un panino. Gioca a carte questa, no? No, sono i ragazzi del club di Quistis in genere. Questa gioca comunque, vabbè. Siamo prova a dare un giro lì dove ci sono i tavoli, se c'è ancora qualcuno. No, ah, non aspetta, ti cambia anche schermata. Ci va. Eccoli, buono, perfetto. Fan trap numero 1 dovrebbe averle. Quistis fan. Va a vedere. Andiamo un po'. Eccolo. Ecco, perfetto. No, amico, è l'amico del socio. Amico del socio. Ah, no, allora il socio. Allora doppia. Guarda questo poverino. Tutti uguali. Era un bravo ragazzo. Guarda ora come si è ridotto per una donna. Infatti, la Quistis. La chat, voi la vedete, ragazzi, la chat. La live. Noi, io. No, in generale, ultimamente. No, dico chi è in vocale, intendo. Come faccio a parlare col Quistis numero 1? Non è lui. Eh no, io sto guardando la... Cioè, ogni tanto vado in chat, però sto guardando... Cioè, dovete solo guardare la chat. Non posso la live non dovete questo. Guardarla, diciamo, visto che stai già su disco. Sì. Cypher ha fatto di nuovo come gli pare. Accidenti, non cambierà mai. Io volevo parlare con quello in fondo. Ti fa scegliere? Ah, sì, quello okay. In fondo, ok. Come posso fare per diventare suo amico? Ascoltami. Se continui a pensare a lei, non diventerai mai Sid. Ok, prova a fare cosa per le carte. Se ti fa scegliere. Sì. Ok, perfetto. Adesso non ti dico più niente su come giocare. Sei zitto. Così non vi incolpo. Ma non è forte, dai. Dove sta qui, Sid, in tutto questo? Non te la tirate fuori. Difesa. Sei? C'è il Molboro, mannaggia, con 6. Vabbè. Allora. 6, c'è il Molboro, mannaggia, miseria, ancora questo. Se vado sotto però ce la faccio. No, sotto ce la faccio. Sotto. Però può prendere ancora il Molboro con una doppia cosa, infatti. Sapevo fino così. Allora. Aspettate, il 3, 4, 5, 8. Sono dato. Siamo pareggiamo, mi sa così. No! Sì, ah! Casi partizella. No! Nooo!
Quel grave errore, Taro, quel grave errore. Quindi mo che si piglia, no! Me la posso riprendere? La devi prendere, però. Carica, carica la partita. Sì. Ricarica. Rifo. Errore da principiant. No, no. Che devo fare, Windows? Cioè? Ricarico. Sì, sì. Però ti devi rifare tutto. No, aspetta, hai salvato... No, no, perché devo rifare tutto? Ho salvato nel dormitorio. Ah, sì, ok. Penso. Vedete, mette di me in Sevilla. Ma queste carte dei personaggi che cosa mi servono effettivamente? Mori, sta ritornando, ragazzi, in preoccupate. C'è un'abilità che si chiama Transcard, sì, che permette di trasformare gli oggetti, le carte in oggetti. Okay. E le carte dei personaggi sono quelle che danno gli oggetti più rari. Ok, infatti, bravo, non tornano più le carte personaggio. O rimangono. C'è un modo, mi pare, per fartele riavere indietro, no? Una volta sì, usate? Sì. A livello... nel quarto CD, se fai una quest particolare, poi hai la possibilità, di una volta usata, di far rispawnare le carte. Ma è una cosa avanzata. Ci riproviamo contro quello o contro il bambino? Tutti e due. Tutti e due, sì. Stavolta giochiamo bene. Stavolta non ho fatto parlare Steve, è andato peggio di prima. Si concentra, signor Tal. Signor. È bello che ho detto che carte schiappa che c'ha. Che pollo. Che pollo, monno. Ah, che mo esce qui, si mo sento. Questo double lagger è un po' deboluccio. Mi piace più questo. Eccola, eccola. Uscita, zitti, zitti, andava meglio così, andava meglio così. Allora, 6 e 3, 7 e 7, mi proteggo, 7 e 7. 7 e 5. No. Oh, niente. Io che te la gira perché con i conquisti, square è diverso. Ah, non l'ho visto, mannaggia, non l'ho visto. Puoi metterti adesso, però c'è 7, ti metti di ferite sotto, ok. Va bene, te lo puoi mettere adesso nell'angolo in basso a destra, okay. Ifrit, per rigirarti il... Il Gachimera. Siamo pari. Ok, questo me lo catturo facilmente. Adesso sì, 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 Zell in alto a sinistra. No, sì, per forza. Sì, sì. Dovresti essere safe. Vinto. Vinto. Abbiamo Saquistis. Vuoi salvare? Salviamo subito, prima di fare l'altra carta. Piglia, sei forte, piglia. Mi devi dare la vincita una volta. Forse ancora non si è accorto che ho preso la sua Quistis. Sua preziosa Quistis. Cioè, sarebbe stato bello che diceva: no, mi hai preso la carta della mia amata. Niente. No, non si lamenterò mai. Tanto andiamo, piottiamo prima che si ricorda che ho tolto la carta. Volatilizziamoci. Le quest delle carte sono le cose più... possono essere frustranti in questo gioco, perché... Per trovare alcune carte devi perderne non voglio per forza prenderle tutte contro un certo personaggio, poi però andare a cercare un altro. La mia domanda è, vale la pena sprecare la carta al di là della quest, quella che le fa rispawnare, sprecare le carte con quella cosa di Quetzal per avere oggetti strafighi? Sì? No. Sì. Ok. Sì. Sì, 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 perché sì. Ci sono degli oggetti... Tipo c'è un oggetto che ti dà l'invincibilità temporanea. Ok, ma c'è un ammazzo strabono, raga. Vediamo un po'. Non già ci siamo. Veda di impegnarsi. C'è anche Tomberry. Non te l'ho dato. Però ti puoi prendere Tomberry. Tomberry. Non c'è il signor e Tomberry. Poi comunque sia, più che per le carte... Buonasera, Lokshan. Come stai, caro? Hai visto che ti porto sempre il meglio dei contenuti. Mi conosci, nano gigante Steve Cookie, che sono in vocale con me, caro? Allora, intanto rimettiamo di nuovo il signor Molboro a difenderci. Diciamo che è una difesa buona, che tanto adesso sei per più carte d'attacco. Allora, 5. Posso usare praticamente tutti. Tra cui Zell. Però no, c'ho anche questo. No, proviamo questo. Però non è uscito il Mogurone, non è uscito. Quell'uno malvagio, però. Allora. 6, 3, 9, 6, 2, 7. 7 mi piace. Questi è debole al lato, non ho visto, magari. Vabbè, ho vinto comunque. Come stai, Lotion? Quale prendo? Tomberry mi ispira. Però ci sono anche questi qua, è forte. Che mi consigliate?
Mi pare prima non l'ho visto. Un Tom Barry, secondo me. Ah, anche perché dipende. Steve, sì, quello vecchio, sì. Io ti consiglio più che altro perché io so cosa ti dà se la trasformi. Sì, sì, vabbè, poi sì, va bene, sì, dimmi tu quello che... quella è la cosa, no, più che altro non voglio che tu scopra allora da solo quello che fa, cosa è utile da fare. Giocato... Sì, se no è troppo guidato. Ho giocato magari tipo 20 anni fa. Come, ragazzino, le spawna se esco e rientro? L'ho giocato tipo 20 anni fa e non mi ricordo quasi nulla, quindi per me è una mezza blind. Ricordo a tratti, come in sogno. Il bambino lo ritroviamo? Perso per sempre. Sei andato a piangere qualche... Si fa i giri, ritorna... È andato a piangere da qualche parte... Ehi, ragazzo, gioca carte! Guarda ancora con cuore! È stato bellissimo, in Moonwalk, se andava in giro sul capirulà. È meglio Behemoth o Signor Tom Barry? Sa Behemoth è meglio. Bellissima scena. Non lo gioca più. Da fare quasi una clip, col punto esclamativo clip. Allora, 5 ce la facciamo con Zell. Con Zell ce la facciamo a resistere. Quindi mi pare di aver visto tutte le possibilità. Ok. Sì, sì, il bimbo una pippa al sugo. 7-5, però me lo riprende, però non fa niente. Allora, 9-8 non ce la farà già mai. Quindi. Ok. No, non ce la faccio. Nessuno dei due, tra l'altro. Vabbè. Comunque sia la chiudi. Comunque abbiamo stravinto, penso. Okay. Sì, sì. Ci vorrebbe la regola della differenza, mi converrebbe se ce l'avessimo, non c'è stato. Tutte le regole ti complicano le cose, ti devi avvantaggiarti. Ok. Devo prendere il Muguri, vale, mi consigliate di prendere il Muguri, quindi... C'è una regola in particolare che devi evitare come la peste. La diff. Random. Dico, il Muguri è da prendere? Sì. Okay. Hai 9 sopra, 9 sotto. Meglio del Behemoth, insomma. Ma dico anche sì, come oggetto, dico. Cioè, non esce più sto Muguri. Ho capito. Tra gli oggetti, il ghiala, quel coso lì zebrato, è molto utile, ma fai finta che non ti ho detto niente. Lo zebrato, ok. Ma ce l'ho già lo zebrato, però dici che è buono per... È una delle magie più utili del gioco. Va bene, in caso non ho preso gli altri mostri, prendo quello come priorità. Ho zebrato, va bene per tutte le stagioni, diciamo così. Se piace l'animalier, giustamente. Diciamo così. È un ottimo capo d'abbigliamento. Ma prima voglio prendere quelli che non c'ho, quindi tutti praticamente. Anche okay. Triarchigos, vedrai. Avrai modo di amarlo. Ma posso rincuorare questo ragazzino, mo me ne sono accorto. Cioè, senza andare, vado via ogni volta. È vero. Dammi sto Muguri. Allora. Ma tanto uscirà prima o poi, giusto? Cioè, nel senso. Ma sì. Ma tanto comunque sia Balamb, se ricordi, ci puoi tornare sì, a tutte le volte che ho vuoi. Ho capito, ma se tanto dovrò prendo, lo prendo. Cioè non è che devi farlo qua forse adesso. Infatti, okay, va bene, giusto che sei qua, ce l'hai davanti. Facciamo un'altra che... dopo questa e poi andiamo, dai. Facciamo così. Mm-hmm. Vado anche un po' più veloce così mi perdo pure, dai. Sarebbe bello morire così in vano. Vado anche andare di 5 con Behemoth, vabbè. È andato. C'ho un 6-5 pronto a essere usato. Faccio un'altra e se non esce, non esce. È uscito prima, mannaggia. Tutti, non ce l'ha nessuno? Questo qui mi ispira, però questo non ce l'ha col 7. L'ultima. Vieni qua. No, è un'altra schermata. Scam. Dove sei? Fai il giro. Non c'era però il giro quando serviva. Non è quando ci sono incontri casuali. No! Tanto qui mi danno altri Guile.
Grandi Street Fighter. Niente. Niente, abbiamo provato. Ma se si ricorda, io ho preso già tutte queste carte quando ci ritornerò. Cioè, il bruco sembra quello di A Bug's Life, ve lo ricordate? Sì. Sì, è una bellissima farfalla. È lui, proprio. Sì, sì, è uguale, è vero, è lui. Chissà chi ha ispirato cosa. Bella domanda. Gli anni sono quelli. Plagio. Per me è un plagio tutto quanto. Quando mi ha presa quella? Oh. Caspita. Oh. Manco ho vinta questa. Pareggio. Vabbè, ci interessa, andiamo via. Abbiamo perso fin troppo tempo. Tururu. Salviamo. Salva. No. Ah, sto in out, tremendo. Vai. Ancora un minuto. Ha fatto questo. Col suo... Tocca skate. Te, no? Ce l'ho fatta. I T-Bor sono vietati nel Garden, te lo sei dimenticato? È quello di Marty McFly. Ah, scusa. Sì, esatto. Però è comodo, dovremmo usarlo anche nelle missioni SID. E se è utile o meno lo decido io. Non certo il preside, a quanto pare. Certo. Ma poi no, non lo metto. Perché... sequestrato. Lo fa. Sì, può, adesso dove va? Ah, quello è arrivato solo per sequestrarlo. Dove se lo mette? Anche se sei un SID, non significa che puoi fare quello che vuoi. Proprio voi sì, dovete dare il buon esempio agli altri studenti del Garden. Ci siamo intesi? È il best character che lo prende per il culo. Bene, la vostra prima missione. Ecco i dettagli della missione. Voi vi dovete recare a Timber. Il vostro compito sarà quello di affiancare un'organizzazione locale. Un membro dell'organizzazione si metterà in contatto con voi alla stazione di Timber. Ok. Lo riconoscerete perché vi dirà: il bosco di Timber è cambiato. Nel caso il preside si dimentica di dirlo, giustamente. A questo punto voi risponderete: ma i gufi ci sono ancora? Questa sarà la parola d'ordine. Capito, ta. Dopodiché seguite le istruzioni del gruppo. Quale gruppo? La resistenza. La resistenza, ok. Ma sono noi tre? Sì, abbiamo accettato questo lavoro per una cifra veramente esigua. Quindi andiamo carne da macello, come al solito. Di solito non tattiamo per un prezzo simile. Ma forse... siete solo vedere perché il gioco non va, non va oltre i tre membri contemporaneamente. Fin qui tutto chiaro? Tarone, tu sarai il caposquadra. Valuterai con esattezza come procedere a seconda delle circostanze. Zell, Selfie, voi due siete di supporto a Tarone e vi occuperete della corretta esecuzione del piano. Okay. Così ha deciso la Square Enix, esatto. La Squaresoft, anzi. Ah, Tarone, avevo dimenticato di darti questo. Fatto bene a parlarci. È un oggetto maledetto. Prendilo, quindi, divertiti, dallo un bambino. Cioè. Ma se usato sarà una persona forte, diverrà davvero uno strumento di grande aiuto. Mi ricordo, ma che quello di Diablos... Quando lo possiamo usare, lampada magica? Mi ricordo che è una cosa difficile. Ti conviene farlo al più presto, mi pare, no? Perché poi diventa più forte se lo fai più avanti. Lo faccio ora. Hai salvato. Fallo nel fuori, sullo war map, già devi salvare. Esatto, già mandiamo i minori in guerra senza appoggio, perché non dar loro oggetti maledetti, esatto. Ma già te l'hai detto, ma noi abbiamo solo 16 anni, non credo sia il caso. Prima salvo. Sì, così almeno lo fai veramente da fuori, così puoi ricaricare senza di rifare. Una fiducia spropositata in noi, questo signore. Ma se non lo prendevamo adesso, era missabile. L'anello? No, l'anello quello la lampada magica. Ciao, un baldone, come stai? Infatti ne so, un baldone. Lo salviamo. E poi proviamo sto Diablos. Vediamo un attimo i junction, come siamo messi. Tutto. Aia.
Dispiace un baldone. Riposati. Allora. Diablos come nemico è croce delizia, perché ti mette in possibilità di fare tante limit, ma quindi vuol dire che hai sempre la vita bassa. Ok, aspetta. Preso il focus del gioco, già questo sta senza GF ovviamente perché abbiamo tolti tutti. Allora Zelle gli diamo Quetzal perché mi ispira. Se tu hai assegnato i junction a qualcuno, puoi fare il cambio e tu gli trasferisci il junction le magie insieme. Esatto, le magie, sì. Esatto, quello lì è la cosa più utile, la cosa più veloce. Sotto cambio puoi cambiare junction e cambiare magie. Okay, puoi fare. Però adesso la devo separare in due. Insieme. Adesso devo separare in due il GF. Quindi. Ora sì, perché ce l'avevi dato appunto tutti a Tarone e Quistis. Forse gli serviva a coso, però forse. A Zell. Il tipo di magia. No, cambiamo. Non pensavo che c'aveva Momo, cioè aveva detto a Shiva, c'aveva forse. Allora, Delux. Ok. Lei gli diamo magia, visto che è magia. O no? Forse no. Boh. Cambia poco. Carta, oggetti, assimila. Ok. Poi Zell gli diamo Momo, attacco e gli diamo magie. No, però gli servono gli oggetti pure. Prima o poi serviranno a qualcuno gli oggetti. Di dargli a selfie magie e oggetti. Di fare lei supporto. Lei c'ha carta. Ma non puoi usare carta su Diablos. Poi magari dopo lo ricambi. Però per questo combattimento no. Ah, ho tolto i GF più che altro. Una cosa grave. Ok, quindi oggetti. Magie GF, ok. Risalviamo un attimo. C'è qualcos'altro che devo fare? Ho i pugni nelle mani. Pregare. Il mio personaggio preferito. Mi stanno simpatici Zell e Selfie. Anche un po' Irvine. No, Rinoa, il trittico Rinoa, Squall, Quistis non mi sta molto simpatici. Tu pensa che la mia squadra preferita? La tua squadra? È la mia squadra preferita. Ah, ok, visto. No, Rinoa, Quistis e... Ah, quelli che ho odiato, dici? Sì. Delus. Fai vedere le mie live. Anzi, fai vedere un DC di più tardi, vedrai come saranno interessati. Allora... Vado di lampada magica allora? Signore. Ok, intanto ve lo dico, ho scliccato già. Tanto ho salvato. Posso fare un po' di assimila? Dite o no? Io ho qualche magia utile. Quali streamer disturbano il mio sonno? Oh, sto fuori focus. Aiuto. No. Strano, no? Sì, infatti. Che fa danno in base all'attacco. In base agli HP che lo scusa. Ah, ok. Ah no, energia. Ah, buono. Ah, puoi direttamente curarti in battaglia in questo modo. Perché gli assimili usi subito e ti curi. Zell. Non ha preso niente ancora, non ho preso però. E che caspita, però. Ecco, vedi che sei in giallo. Se... ho capito, però... Non più. Non ce la faremo mai, non ce la faremo, sì. Cosa devo assimilare da lui a proposito? Andiamo di supporto, ho capito. Come si fa? Oh. Sbagliato tasto. Sbagliato. Ma è forte? È forte. Con Del con Squall può attaccare. Le energie assimilate hanno nemmeno effetto, c'ha ragione. Infatti ho fatto schifo l'energia. Io sto già morendo comunque, perché mi hai fatto fare questo mostro insano? Vai. Ok, vedi? Duello, ok. Ma toglie tanto sto duello, sì. Devi fare gli attacchi e fai quelli più semplici che riesci a fare. Quindi quello lì avanti, avanti indietro. Okay. E il prossimo fai giù su. O su giù, scusami. Fatto B, adesso rifai avanti indietro. Ok. Su giù. Ah, non ce l'ho fatta. In questo modo, se tu fai alterni sempre quelli lì appena ti viene fuori il menu, riesci a fare molti danni subito
in poco tempo. No, ho sbagliato l'energia. Sta morendo Zell, non è morto. È morto Zell. No, ah, non fa un no, Tima non ci uccide. Okay. Ti toglie o metà o un quarto. Quello, okay, di Diablos forse è di 2-3 quarti. Che è fattibile la battaglia, giusto per sapere. Togli HP in percentuale e non ammazza. Ok, perfetto, sì, perché lì c'ha questo attacco qua, Diablos. Però Diablos fa anche attacchi fisici, quindi ti può uccidere... Non ti uccide con le magie, ma ti uccide con gli attacchi fisici. Quindi comunque sì, hai tanto intanto cura. Sto curando sempre, non so. Vedo così. Invece di usare le magie, fai assimila a cosa sì, questo caso le sprechi. Lo so, ma cura di meno proprio così. Mamma mia, ragazzi, signore mio. Che sfacelo. Ciao, Leo. Come stai? Ah, pensavo era il GF, mi stavo già preparando. Vai, vai, vai. Quanti HP c'ha sto tizio? Ma se gli faccio un bello scan per capire quanti HP c'ha, no? Sì. Col boss... a volte... no, funziona, ma prova. Bravo, abilità il giveaway. Un bello scan tattico. Vai, Renzo Kukel. E stiamo morendo tutti intanto, però. Facciamo sto scan se ce l'ha Zell. Vediamo. Ecco il covo di Lucia. Mi fate ne so. Questo dice Renzo Kukel o Renzo Kukel? Ah, Antima c'ha. Non c'ha le magie. Non no, c'ha lo scan. Non saprei. Magie, scan. No, è give, punto esclamativo give. Oltre che è fissato, Leo, quindi non so che sei scatenato, vero, Copo di Lucia? Potete assimilare qualche double da granchine da torre se potete usare due magie. Ce n'ho pochi di double, in effetti. Ma non sapendo... sto mezzo blind. Sto giocando abbastanza gustandolo senza sapere. No, non gli abbiamo dato le informazioni per rompere il gioco, per avere le cose troppo sì, forti già da subito. Non voglio rompere niente. Chiaramente avremo più GF che vede un'altra dimensione spaziale. C'è una tecnica di attacco nella quale toglie al nemico una parte del suo HP. Mostro volante, debole contro vento, che non abbiamo ovviamente. Sì, 6600. Vabbè, già 2000 gliele... No, 1000 qualcosa gliele tolti. Cioè, from mai. Assolutamente. Fai qualche attacco fisico con Squall con col grilletto. Sì. Cioè, almeno Squall io lo terrei con la limit. Dovrebbero essere Squall e Zell con il trucchetto della. Però. Della chiedo su giù. Mi tolgo niente, raga. Mi tolgo niente. Cioè... Ecco i no. Attacchi. È quello il problema. Forte, con gli attacchi fisici. Ma non chiedo, ma più livello Cottaroni diventa più forte lui. Così ho capito, non ho capito. Sì. Allora, sì, scalano con il livello medio della squadra. Non con il livello di non più, era solo nella versione Play 1, mi pare. Già mai. Delux sta morendo, tra l'altro. Ce lo possiamo fare, dai. No, oddio, pensavo di aver sbagliato. Me l'ha regalato questo click. Sì, ha della tolleranza il supporto. Se fai un click in più all'inizio non te lo toglie, ma se tipo lo fai a metà, con ormai da qualche secondo che è sbarrato, ti azzera. È morto Momo intanto, perfetto. Puoi usare degli oggetti per resuscitarlo, insomma. Cioè, se hai l'oggetto revitalizzatore sì. G, tipo. Sì, cioè, forse sì. L'ho. Sì, infatti, immagino lo Shaman che rotto. Forse mi pare sia il Moguri che ti dà... Forse ti dà il cottage, il Moguri, tra gli oggetti per... Tipo la tenda, ma per i GF. No, hai portato in via. E l'intendo... Vediamo se ce l'ho. Se fai transcap sulla carta del Moguri. Non ce l'ho. Delux pure è morto intanto. Non sto facendo il supporto.
Oh, povera mamma. Giustamente si lamenta in chat. Non so. Ragazzi. Povera Momo. Questo irresponsabile. Ma che devo fare, raga? Non so che devo fare. Ah, sì, mi. Oh, se il preside ci mette contro delle creature infernali. Danno gli oggetti maledetti. Oh, no, ho fatto la stessa energia alla stessa persona. Mi fate un SEO a covo, per favore, intanto. Sto curando solo Tarone, gli altri non importa nulla. Come faccio a vedere quanto sta di scan? No, non si può più rivedere. No, purtroppo è sempre di scan. Pensavo che rimaneva. Sto senza GF, come faccio? Sarebbe andare. Quella roba che ti dicevo nel duello, le fai avanti e indietro su giù. Ogni volta che pensi che sia per venire fuori il menu. Per fare il numero maggiore di attacchi possibile. Okay. Su giù. Destra sinistra. Ecco, questo è perché Zell è uno dei personaggi più utili da avere in combattimento, dopo Irvine. Dicono di provare a tirargli contro Anti, ma... Ok, io provo a lanciarlo. E che io non l'ho mai fatto perché... In genere contro i boss non funziona. Anche proprio Diablos come GF, che fa danno su HP... Generalmente contro i boss non funziona. Ci proviamo, Federico. Simila. Antima, usa subito. Ok. Energia su te stessa che stai morendo male. Oh, Renzo Kuken! Che devo fare? Come funziona però? Non mica capito. Devi schiacciare il grilletto. Ma quando, sempre? Quando la barra arriva sulla lineetta. Cioè, buonasera. Lineetta, esatto. Sì. Dove arriva? Ci sono due lineette, due sbarrette. E tu devi schiacciare il grilletto quando arriva lì la barra. In tutte e due le finestre piccole? L'indicatore. Grazie. C'è un indicatore che si muove. E tu quando arrivi su quelle lineette... Sulle linee, non sulla finestra. A tempo di base, dovevi fare degli attacchi a tempo quando vedi che le robine ti entrano, non ti passano la linea. Sì. Sulla linea? Sì. C'è una barra con al centro un giallo, indicatore va avanti e indietro. Io devo fare quando sta sulla linea? Quando arriva sul giallo. Quello avanti e indietro mi sa che è quello del 10, qua va solamente in una direzione. Oddio. No, va solo avanti. Ma io sulla linea dove. No, ma è più facile di quanto pensi. Sì, se lo guardi lo capisci subito. Sì, un'altra volta. Oh, vedi, la seconda, quella seconda zona, tu devi fare. E ti hai fatto anche la finisher. La finisher è casuale. Okay. E il tipo di finisher e il numero di finisher che hai a disposizione. Ne hai tolto, non capisco. Si basa sull'arma che hai. L'arma iniziale è solamente il corpo imperiale. No, devo fare USA, che ho fatto simile, sei scemo. Non c'ho magia. Dai che gli ha fatto. Intanto questo. Tu ti fai GF, Darone, non credo niente. Devi caricare quando pare caricamento lì dentro di quadro. No, nella linea hanno detto. Alla fine si passa la prima linea, quindi nel riquadro centrale, quello... Quando in quello lì, quando passa la prima linea... Hai il mi rendo conto che è un fatto, il grilletto va premuto lì. Ce la posso fare. Diciamo che se resisto un altro po' forse gliela faccio, però. Tagli 500 a volta con questo. Non si fida. Dai, crittone, quanto sei bello. Non si fida. Io perché... Uno mi dice dentro al quadrato, uno mi dice dentro alla linea e dopo. Prima mi sembrava che ero riuscito a farlo. Dal nostro punto di vista avevano ragione tutti e due, però effettivamente non ci siamo trovati così chiari come pensavamo di essere. Vediamo se funge. Ma gli toglie qualcosa a stantimo? Miss. No? 1122. Perfetto. Mamma mia.
Funza. E devo fare la... No, non c'ho la simila con lei, non c'ho. Posso fargli solo attacca, posso fare le pozioni. La giovinezza su questo. Eccola. Blazing, vai. Mamma mia. Perfetto, per questo lei andava bene, va benissimo di supporto. Sì, io sto dicendo, ma posso lanciare gli altri antima o non vale la sì, pena? Tirati, sì, tirati, visto okay. Che fa ancora. Ma quelli farà meno danni, se il primo facciamo 1200, gli altri faranno 900. Però gli ho tolto un ottavo di vita, quindi non dovrebbe durare... Oh, dai, però c'ho la tastiera sotto che mi fa... Mi ha fatto un po' schifo sto supporto. Mi toglierà sempre meno, non lo so, però mi sa che toglie comunque più di un GF. Ho la sensazione. Ma meno di un limit. Aia. E fa anche nell'Isir magari. No, muoviti. Ok. Faccio il massimo simile col supporto, vero? Tecnica di vibrazione a bambaccio. Te devo fare un'altra GF, muoviti. Ecco, la sì, limit no. di selfie l'ho sempre trovata quasi inutile. Troppo a culo. È slot. Ti fa una magia casuale e un numero di attacchi con quella magia casuale. Non gliel'ha fatta. Però tu puoi fare tipo ripeti, no? Finché non ti arriva qualche magia. C'è il 112. E poi ci sono delle magie particolari, cioè quella magia che dice. Quale Loci? Magia? Quanto gli rimane a questo? Di quella magia gli parleremo penso a fine gioco, o solo quando gli verrà fuori. Non deve sapere che esiste quella magia. Va bene. E qui intanto sto morendo male. Duello. Duello, dai. No, non l'ho fatto, regà, mi sa. Ok, ci ho fatto. Vai tranquillo, vai. Vedi che adesso hai sempre più tempo. Ovviamente quando meno vita hai, più tempo ti dà per fare gli attacchi. E come ti dicevo, se vuoi provare, puoi cambiare, puoi usare il tasto per cambiare il turno. Aspettate un attimo. Che turno? Cambiare il turno? Non ho ben capito, ma devi spiegare su Telegram questa cosa. Ok, no, di base, tu schiacci per switchare da un personaggio all'altro, quando hanno la barra intera, schiacci tipo il triangolo, quindi il tasto di Y. O forse il quadrato, comunque prova con i due tasti. Il cambiato turno del personaggio. E quindi cambiando il turno è possibile che ti capiti di fare la limit. Ok. Switchano la personaggio che sono in giallo. Ok, ho capito. Quindi se è uno solo, hai tipo solo Zell che ha il turno pronto, è in giallo, continuando a fare il quadrato o il cerchio, non mi ricordo bene qual è il tasto. Il cerchio, continuando a fare quello, ti cambia il menu e c'è possibilità che ti venga fuori la limit. Okay. Quindi tu tieni schiacciato il tasto avanti per avere in modo che ti va direttamente nella limit, così appena per guadagnare il tempo. Eccolo, hai già il duello, perfetto. C'è anche lo slot. Mega Ene! Non so cosa ho fatto, ragazzi. Aspettate. Ancora tutti. Aspettate. Mega Ene ancora tutti, esatto. Ciao Brunello, io sono Steve Gokey. Steve Gokey è nano gigante, Brunello. Seguili se vuoi. Cortesemente. Mega Ene? Mega Ene. Cura tutti. Ho fatto usa subito, ho fatto. Sì. Benissimo, esatto. Ok. Te prego. Mega Ene è una botta di culo, perché appunto di quelle magie rare, proprio le vere limit di selfie. Non avevo monta al cino. Ottimo nome, ottimo vino. Ok, fatemi fare sta cosa. Mi ho tolto un sacco di danni con Zell, questo deve essere già morto da quel dì.
Mamma mia. Brunello di Montalcino. Allora, magia. Io magari faccio un bel thunder. Vai. Che facendo ripeti poi anche magari. Mi toglierà pochissimo, va bene lo stesso. Vuol dire che è quasi morto, si toglie poco. Ok, benissimo. Vuol dire che c'è. Spero muoia allora. Vai gli attacchi fisici, vai gli attacchi fisici, secondo me, adesso. E faccio. Aia. Al GF lo faccio sempre, dai, è cotto. Puoi puntare di puntare alle limite se vuoi. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, io no. E oh, e ba, no, non importa niente, ammazzo. Poi sto usando proprio quello che... Dai però, mamma mia. Vabbè, antima va bene. Antima. Poi vi dico che è terminata la live appena battiamo questo. No! Oh! Speriamo che lo battiamo a sto punto. Tanto il GF non ti danno XP. I boss non ti danno XP, quindi anche se muore Selfie non cambia niente, non avrebbe guadagnato punto esperienza. E gli AP dovrebbe prenderli uguale. Ciao, GF. Ciao Apo, guarda, ne so Apo. È morto ormai, oh. No. Penso sia morto, dai, eh. Mannaggia miseria. Oh. Yes! GG. Ah, mo c'è i rivitalizzatori. Ma va. Mo c'è già. Ah, Diablos mi sei forte. 20 app. Aha. Vedi? Ah, come chiamiamo Diablos? Overfoolish lo voleva. Allora, quindi... Brunello, tu lo vuoi il GF? Scegliene uno, mi raccomando. Se no scelgo io per te, poi. Mi sa che non ci sta. Ah, Brunella, la tua GF preferita. In caso te lo do a te, eh. Overfoolish faccio cambiare. Ci sta, Diablos ho chiamato Brunello. Mi fa lo faccio, Brunello. Ah, Bamut l'ha scelto già Liccione. Quindi se vuoi Diablos, dillo. O lo do Overfoolish. Decidi. Perché i moderatori, diciamo, hanno una precedenza, i moderatori, però. Dimmi tu. Odino, va bene, Odino è libero. Odino non si può rinominare. Ah, perfetto. Perché non è un vero... No, non è junctionabile. Non è junctionabile, come Phoenix. Ah, sì, non esatto. Posso fare questa cosa per Ti Phoenix. Aiuta quando vuole lui, diciamo. Mm-hmm. Ah, lo scendo quali fratelli, mo lo segno. Mm-hmm. Belli loro. Overfull, metto, va, Overfull. Tomberry l'ha scelto Nano. Mi segno Loshan e i fratelli. E mi sono preso i Kyaktus. Rimane. E vabbè. Salviamo subito. All'istante. Beh, c'è Cerberus, Alexander. Carbano. È buono pure Cerberus. Eden. Scegli Bruno. Dai, che me lo segno, Bruno. Scegli subito. Una volta sola, scegli. Sì, è tipo.